Ciao a tutti dal Rompiscatole. Oggi andiamo a vedere cosa possiamo fare con Ravage, Laserbeak e Badsaf dalla linea Transformers Titans Returns. Andremo a vedere cosa possiamo fare combinandoli assieme. Andiamo a cominciare con Ravage. Andremo a trasformarlo in modalità felino. In questo caso portiamo l'ala in modalità felino, ma non la blocchiamo fino in fondo. Portiamo l'ala in modalità felino, ma non la blocchiamo. Procediamo esattamente come se lo stessimo trasformando in felino e così sarà, ma sarà una trasformazione un po' differente da quella ufficiale. A questo punto possiamo fissare l'ala come nella modalità aereo, quindi perpendicolare. Andiamo a ribaltare le ali, portiamo giù le zampe, le posizioneremo successivamente, portiamo giù le zampe posteriori, eccole qua. Adesso bisognerà lavorare come al solito in maniera delicata per far compiere 180 gradi alle zampe anteriori. Le fissiamo successivamente, ma sarà un fissaggio perpendicolare. Facciamo compiere 180 gradi alle zampe anteriori. Possiamo già estrarre la testa. La novità è che non andremo a flettere il busto come faremo abitualmente, lo lasciamo dritto, con la testa che guarda leggermente verso il basso. Adesso andiamo a posizionare le zampe, se no ci troveremo male successivamente. Quindi, come ho già detto, sarà un Ravage leggermente diverso da quello che farei se lo trasformassi nella trasformazione ufficiale. Controlliamo che tutto sia come voglio. Ok, potremmo esserci. Mettiamo momentaneamente da parte Ravage. Ora andiamo a prendere Badsaf e lo trasformiamo parzialmente in modalità rapace. La parte che sarà della coda andiamo come sempre a lavorare in questa maniera, ma in questo caso andremo a ribaltare posteriormente, come se lo trasformassimo nel forklift. Le zampe, altra novità, le lasciamo così. Andiamo a estrarre la testa delicatamente, stando attenti a non fare leve violente, e andiamo già a prepararla in arcata. La prima modalità che vedremo è la modalità che ho ribattezzato Grifone. La modalità che vi mostrerò, infatti, questa modalità grifone, sapete che non amo prendermi meriti non miei, è una modalità che ho visto in una foto che poi metterò nel solito album che ho nel mio sito, Transformers Fan Alt Mods, dove colleziono le modalità alternative migliori di tutto il mondo e di tutto il web. Solo che era una modalità abbastanza posticcia, cioè era proprio Laserbeak appoggiato sulla schiena di Ravage, mentre io ho modificato la cosa e l'ho resa estremamente stabile, quindi vedrete. Per il momento Laserbeak configurato così lo mettiamo da parte perché andiamo a preparare, perdonatemi Badsaf, andiamo a preparare anche Laserbeak in modo che poi deciderete quale dei due vi piace di più. Prepariamo la coda. Quindi vi ribadisco, questa sarà la modalità grifone e capirete perché. Prepariamo la coda come nel forklift, estraiamo le ali, perdonatemi, recuperiamo prima la testa, cerchiamo di non fare leve aggressive, eccoli, così dureranno un'infinità di tempo. Eccolo qui. Abbiamo entrambi Badsaf e Laserbeak pronti. Andiamo a prendere
Ravage. L'incastro da eseguire, che è una mia idea, è il seguente. Andiamo a lavorare in questa maniera delicata. Adesso possiamo avvicinare un po' le ali mentre lavoriamo con le parti posteriori della coda per incastrare il tutto. Diamo gli ultimi tocchi. Perdonatemi, una cosa che avevo scordato, la testa deve rientrare. Ecco qui in tutta la sua cattiveria la modalità grifone. Giudicate voi. Per come la vedete così, è una mia idea ispirata a una foto che ho visto. Vi metterò la foto, ma vi renderete conto della differenza. Questa modalità è talmente perfetta e stabile che potevano veramente metterla nel cartonato posteriore. Vi faccio vedere la stessa cosa con Baltsav. Anche qui metterò un link nella descrizione di questo video dove troverete questo link per un album apposito dove ho messo le foto di entrambi. Giudicherete voi se vi piace di più la versione con dettagli dorati o con dettagli rossi. Ecco qui, grifone con Baltsav e Ravage. Giudicate voi. Sono talmente contento di questa modalità che ve lo giuro, mi paccherei da solo sulla schiena. A voi sbizzarrirvi con i vari modelli di felino, quindi all back, stripes, eccetera, i vari modelli di rapace. Ecco qui. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Dulcis in fundo, siccome mi piace esplorare tutte le possibilità, mi piace veramente andare a fondo delle cose, vi faccio vedere una differenza. Questa era la modalità grifone, ora vi farò vedere la modalità chimera. Andiamo a ruotare la coda come nella modalità reale dell'uccello. Andiamo a riportare in versione lettore iPod cassetta la parte della coda. Ecco qua. E la portiamo in versione proprio ufficiale della trasformazione in rapace. La coda in rapace è così. La testa. Questa volta andiamo a posizionarla in questo modo. Andiamo a prendere Ravage, estraiamo la testa, questa volta sì, flettiamo il busto e quindi andiamo anche a cambiare la posizione delle zampe anteriori per renderle parallele con il resto della schiena. Facciamo degli aggiustamenti. Ecco qui, la modalità che proponiamo normalmente a parte le ali di Ravage è in questa postura, un po' più flash le zampe, però sostanzialmente è questa. Quindi vado a preparare anche, perdonatemi, rimetto da parte Ravage, vado a preparare anche l'Hazelbeak. Porto la coda in questa modalità, poi in questa, in questa, in questa e lo porto in modalità ufficiale, rapace, dove la coda è così. Vado a fare degli aggiustamenti, lascio le ali esposte, allineo la testa, eccoli qua, e siete pronti per vedere la modalità chimera, dove l'aggancio non avverrà più posteriormente alle zampe, ma anteriormente alle zampe, quindi le ali passeranno anteriormente alle zampe del rapace. Fate tutto delicatamente. Ecco qui. Questa è la modalità chimera, dove abbiamo entrambe le teste.
dei nostri due Ravage e Laserbeak. Ecco qui, meno bella dell'altra, ma volevo farvi esplorare le varie possibilità. Vedete, avrei potuto accontentarmi di lasciare la parte posteriore come l'altro, ho cercato comunque di lavorare per renderla più bella, rendendomi conto che il modo migliore era posizionarla in questa maniera. Ecco qua la modalità chimera. Andiamo ad estrarre Laserbeak e vi faccio vedere la modalità chimera con Bathsav. Ecco qui. Spero che questa incursione nel mondo degli alt mod vi sia piaciuta. Vi ripeto, non amo prendere meriti per ciò che non ho. È partito tutto da una foto che ho visto facendo una ricerca su Google Immagini, foto che metterò nell'album e che crediterò. Quindi l'idea è partita da una foto di qualcuno, non mi sarebbe mai venuto in mente. Grazie alla sua foto ho scavato, ho lavorato penso un paio di sere per trovare la perfezione. È veramente un modello stabilissimo, cioè non viene giù neanche con le cannonate, laddove nella foto originale era veramente appoggiato sopra praticamente. Avrete modo di giudicare. Fatemi sapere che ne pensate. Ovviamente credo anch'io che la modalità grifone sia più bella della modalità chimera. Soprattutto fatemi capire se vi piace di più la versione di Ravage con Laserbeak o la versione con Bathsav. Io sono ancora indeciso di quale sia la più bella di queste due, versioni, se con Laserbeak o con Bathsav. Ringraziamo la Hasbro, ringraziamo la linea Titans Return e la linea Siege, nella quale mi accingerò a metter mano a breve. Spero vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace sulla pagina e mostrate il vostro supporto. Vi ringrazio tantissimo, ciao a tutti dai rompiscatole.